Vediamo quindi come, qual è, diciamo, la differenza tra i poteri del singolo Stato, della Federazione e la Federazione degli Stati Uniti in quanto tale. Allora, innanzitutto il concetto principale è che la Federazione, come si può dire, le decisioni della Federazione prevalgono sulle decisioni del singolo Stato. In particolar modo, questo vale per, diciamo, è un concetto di principio proprio, principi di base della differenza tra autonomia e indipendenza. La Repubblica Federale, come ogni Stato indipendente, decide sulla moneta, ha le sue forze armate e decide della politica estera. Non esiste, infatti, l'esercito della California o l'ambasciatore del Texas presso l'Unione Europea, per capirci, okay? O in Italia. Esiste invece, come anche per quanto riguarda l'Italia, che so io, l'esercito italiano, la politica estera italiana in Cina, e invece per la moneta, vabbè, noi non siamo più indipendenti perché abbiamo l'euro, che è comune ad altre nazioni. Gli Stati Uniti invece sono pienamente indipendenti proprio perché hanno tutti questi tre requisiti, che ovviamente competono al governo federale di Washington, non ai singoli stati. Ok, una piccola curiosità, e pluribus unum, ovviamente è latino, mentre noi siamo così imbecilli da usare l'inglese, soprattutto nella pubblicità o nella politica, addirittura anche nella scuola, si usano termini inglesi inutilmente quando esistono termini assolutamente italiani. Ok, negli Stati Uniti che cosa fanno? Usano per le cose importanti, usano il latino, cioè il nostro patrimonio. Bene, perché non usiamo anche noi il latino invece di usare l'inglese? Allora, e pluribus unum, appunto dal latino, significa dai più, da più a uno solo. Ok? Cioè, quindi l'unità proviene dai singoli stati tutti messi insieme. È un appello chiaramente all'unità, insomma l'unità fa la forza, quello è il concetto. Quindi moneta, o meglio, politica economica, politica militare e politica estera sono i tre requisiti, diciamo, dell'indipendenza e sono le tre prerogative di base del governo federale. Bene, e i singoli stati? Allora, qui è un governatore qualunque, credo il governatore dell'Arizona, sì, dell'Arizona, la bandiera dell'Arizona, poi c'è scritto Arizona. E, allora, i poteri dei singoli stati, ovviamente, visto che sono autonomi, okay, sono autonomi, ad esempio, possono decidere, per quanto riguarda le tasse locali. Poi ci sono le tasse federali, che è un altro discorso, ok? Però ci sono le tasse dello Stato, l'erogazione dei servizi sociali, erogazione ai servizi per l'infanzia, per la sanità, l'assistenza agli anziani, l'assistenza ai disabili, eccetera. Ok? Queste cose competono al singolo Stato. Ad esempio, appunto, la scuola, l'organizzazione della scuola è proprio in capo al singolo Stato. E ci sono a volte dei sistemi scolastici differenti che il governo centrale cerca in un certo modo di armonizzare. Poi è chiaro che un diploma preso in Arizona vale anche per trovare lavoro in Florida, anche se tenete presente che in America non interessano tanto i pezzi di carta quanto l'esperienza che uno ha fatto, per cui si valuta sempre il singolo caso, non si guarda, ah sì, hai preso un pezzo di carta, quindi sei bravo. Ecco, e poi l'amministrazione della giustizia, anche questo, l'amministrazione spicciola, ci sono anche leggi particolari, ok? Cioè in alcuni stati è reato, è un determinato comportamento, in altri stati invece non è reato. In alcuni stati è permesso fare questo, in altri non è permesso. In alcuni stati, ad esempio, è permesso sorpassare sulla destra, in altri no. In alcuni stati c'è il limite di velocità X e in altri velocità Y, e soprattutto, come vi dicevo, in alcuni stati c'è un reato, in altri non c'è, o viene punito in maniera differente. Sì, è un po' un caos, anche perché considerate che gli americani tendono a spostarsi. Ho conosciuto americani che appunto passano da una costa all'altra, dall'ovest vanno a est, cambiano completamente.
Salutano gli amici, salutano i parenti, si avvicinano, fanno nuovi amici o vanno a trovare nuovi, i vecchi parenti che avevano perso precedentemente. Insomma, un gran caos. Gli americani continuano a girare. Avete anche visto in film o telefilm che si portano dietro le case sulle ruote, per esempio. Case per lo più di legno, tra l'altro, perché il legno è molto abbondante negli Stati Uniti e quindi è più economico che costruire le case in mattoni, in muratura. Parliamo di case, ovviamente, non di grattacieli. E, ad esempio, anche per quanto riguarda la giustizia, forse già lo sapete, insomma, in alcuni stati, cioè, se uno è ricercato in uno stato, può benissimo rifugiarsi in un altro e non essere perseguitato. Adesso credo che ci sia anche lì la legge dell'estradizione, cioè lo stato X può chiedere allo stato Y di consegnargli il delinquente, però non, questo insomma non sono abbastanza informato, quindi non voglio dire cavolate. Dove ero rimasto? Ah sì, quindi uno può essere ricercato in 3 stati e poter rifugiarsi negli altri 47. Ci sono dei reati federali, credo che siano quelli fiscali, ad esempio, lo sono cattivissimi gli americani con gli evasori delle tasse, bastonano senza pietà, anche con i fraudolenti, con i frodatori, okay? Chi commette delle frodi, chi commette bancarotta, insomma, chi fa il furbo con i soldi viene punito pesantemente, con carcere, parecchi anni di carcere, lavorano in carcere, non stanno a fare una mazza come da noi. Okay? Io mi ricordo appunto di un banchiere che aveva combinato, insomma, aveva fatto intrallazzi, è finito in galera nonostante i milioni di dollari che aveva in conto in banca. È finito in galera, credo, a pulire vassoi della mensa, una cosa di questo genere, a pulire pavimenti. Quindi non c'è, da quel punto di vista l'America è un bel paese, davvero, almeno per quanto è la mia opinione. Altri reati federali, ad esempio, sono il rapimento di una persona. Rapire una persona è un reato federale, anche perché ti puoi portare dietro il rapito e magari lo trasferisci da altre parti. Ecco, difficoltà nella ricerca dei delinquenti nasce anche dal fatto che la privacy, la riservatezza, usiamo un termine italiano, la riservatezza è sacrosanta negli Stati Uniti, quindi uno può anche cambiare nome, può anche cambiare vita e può anche sparire dalla faccia della terra e insomma non farsi più trovare. E la gente ha diritto a fare così, quindi se tu cerchi Gigino e Gigino non vuole farsi trovare, non c'è verso. Diciamo, lo Stato, la polizia, tutto quello è obbligata a proteggere la riservatezza di questa persona che non vuole farsi più trovare, che so io, da questo, da quello. A meno che non si tratti ovviamente di fuga per non pagare gli alimenti alla moglie, perché in questo caso ovviamente la riservatezza non vale. Ecco, poi lo Stato, il singolo Stato si occupa ovviamente dei lavori pubblici, un po' come la nostra regione, diciamo così. Il singolo Stato si occupa dei trasporti, per esempio, almeno dei trasporti interni, e si occupa della polizia. Noi ci lamentiamo che abbiamo un sacco di polizia perché abbiamo la polizia locale, i carabinieri, la polizia di Stato, poi abbiamo la polizia provinciale, esiste ancora forse, fino a poco fa c'era, poi ci sono le guardie carcerarie, c'è la polizia penitenziaria, poi c'è la guardia di finanza. Okay? Abbiamo un sacco di tipi di polizia. Allora, quante ne abbiamo? La Guardia Forestale che adesso è diventato Carabinieri. Bene, negli Stati Uniti è anche peggio, perché negli Stati Uniti c'è la Polizia Federale, che è l'FBI per capirci, Federal Bureau of Investigations. Abbiamo quindi la Polizia Federale, la Polizia del singolo Stato, lo sceriffo. Poi ci sono vari tipi di polizia che supportano e aiutano. C'è US Marshal che riguarda, che so, gli evasi. È un gran casino. Spesso, tra l'altro, le carceri sono date in gestione ai privati, pensate un po'. E infatti, guardiamo appunto che cos'è la gestione dello Stato, perché sia nel singolo Stato che nella federazione. Perché in pratica, ragazzi, negli Stati Uniti, diritti che per noi sono ovvi, che in Europa sono ovvi, per loro sono roba da socialisti, roba da comunisti, e quindi negli Stati Uniti, che sono improntati al massimo liberismo economico, questi diritti non sono per forza garantiti. Per cui è garantito il pronto soccorso, se uno sta male lo soccorrono, lo aiutano,
Dopodiché dicono, ah, guarda, hai bisogno di fare questi esami. Se hai l'assicurazione privata che ti paghi tu, ti faccio questi esami. Se non hai l'assicurazione e li puoi pagare, ti faccio questi esami. Se non hai né assicurazione né soldi, arrivederci, grazie, libera il letto, torna se puoi. Questo è il concetto. E infatti il presidente americano Obama, il precedente, aveva inventato il cosiddetto Obamacare. Cioè, in pratica, aiuti, assistenza medica per tutti i cittadini degli Stati Uniti, indipendentemente dal loro reddito. Bene, la maggioranza degli americani non vuole questo sistema, perché dice, perché io devo pagare l'assistenza medica a un lazzarone che non ha fatto una mazza tutta la vita? Se non sta bene, non si è potuto pagare l'assistenza medica, sono fattacci suoi. Gli americani hanno pochissimi risparmi in banca, perché appena guadagnano, spendono, hanno anche però un tasso di disoccupazione bassissimo, perché l'economia continua a girare, loro consumano, 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 creano prodotti e consumano, creano prodotti e fanno girare sempre l'economia. I soldi non li tengono mai fermi, li utilizzano o per investirli o per godersi la vita, per beni essenziali, per comprarsi la casa, per comprarsi l'automobile, la lavatrice nuova, ce l'ho da 2 anni, aspetta che la cambio, e via dicendo, insomma, fanno sempre girare i soldi. Quindi hanno pochissimi risparmi e hanno stipendi molto alti rispetto alla nostra media, però attenzione, i loro stipendi servono appunto a pagare anche l'assicurazione medica per se stessi e per i familiari, che tra l'altro è un'assicurazione che non copre fino al 100%, uno è ammalato e dopo un tot di tempo ovviamente l'assicurazione non risponde più, quindi sono grossi problemi. Quindi dal punto di vista dell'assistenza, fidatevi, nonostante tutte le magagne e le fregature, è meglio stare in Europa, okay? Negli Stati Uniti, se sei nei guai e trovi qualcuno buono che ti aiuta, bene, se no sono cavoli tuoi, quello è il concetto. E questo porta ovviamente a forti squilibri. Perché chi è povero difficilmente riesce a migliorare la vita dei propri figli, okay? O a trovare un lavoro che gli permetta di migliorare, anche perché avrà un livello di istruzione più basso. O sono ignorantoni, negli Stati Uniti, mamma mia, a volte si sentono di quelle cose. E via così. Quindi, come vi dicevo, ad esempio, gli afroamericani sono i peggio messi. Una particolarità del modo di vivere americano è mangiano tantissimo. Anche perché il cibo costa pochissimo. Pensate, in agricoltura lavora solo l'1% della popolazione americana, eppure gli Stati Uniti producono enormi quantità di alimenti. Hanno il primato nella produzione del mais, ad esempio. Credo che creino il doppio della produzione del secondo paese classificato al mondo nella produzione di mais. Quindi il cibo costa pochissimo, le porzioni sono generose, quindi vai a prenderti, che so, una bibita, non ti danno il mezzo litro, non esiste il mezzo litro, un litro e mezzo ti danno, 33 centilitri, ma neanche, devi prenderti la roba per bambini fondamentalmente. Col bel risultato che la popolazione americana è la più obesa al mondo, okay? Anche perché mangiano malissimo, sempre nei fast food, patatine fritte, hamburger, eccetera, eccetera. Ok, e il cibo costa veramente, veramente poco. Me lo dicevano anche amici che ci sono stati, insomma, con un dollaro ti tirano dietro di tutto. E trovate anche la roba già pronta al supermercato, con dentro già le sa già, già sa con le salse dentro la carne, ok, già tutto pronto. Va bene, allora penso di aver detto tutto, tutto per quanto riguarda l'economia. Prossima tappa sono le città degli Stati Uniti.